Io sono Augusto Fusari, ho il ruolo di application CT880. Il webinar sarà registrato e fin da adesso attiva la chat per le domande a cui rispondiamo a fine sessione. Qui con noi c'è Mauro Fantasia, che è il responsabile del prodotto. Buongiorno a tutti, sono Mauro Fantasia. E cominciamo con l'introdurre il prodotto di CT880, sono responsabile del prodotto di CT880 e di CS880 per ABB. In questa panoramica faremo una breve introduzione sulle tecniche di riscaldamento, il controllo elettrico di tipo standard multitap. Parleremo del DCT880 come controllore di potenza, entreremo nel software, nell'hardware, interfacciamento, manutenzione e la parte di programmazione. Dal 1920 Fabrica ha realizzato il primo convertitore analogico della serie Tirak, che ha permesso di inserire ABB in potenza. In questo caso erano controllori di tipo raddrizzatori ACDC per le prime ferrovie tedesche, per poi andare sempre ad approfondire quelli di tipo industriale, sempre con tecnologia SCR, e ad arrivare ad oggi con il DCS880 e il DCT880, che si basa sulla piattaforma del DCS880 e DCS880. La produzione e l'ingegneria sono in Germania, a Ladenburg, e la produzione è in Polonia, a Lodz. Le applicazioni per il DCT880 sono tutti gli ambiti dove c'è necessità di riscaldamento, dai forni, forni vetro, estrazione, estrusori, automotive nell'ambito del metal, alimentare, plastica e carne. Parliamo del tipo di riscaldamento industriale. È di due tipi: fossile, tramite gas naturale usato per grossi quantitativi di energia con una lunga costante di tempo, oppure di tipo elettrico, diciamo medie e piccole, piccolissime dimensioni, di temperatura e una rapida e breve costante di tempo. L'unione di entrambi permette una regolazione di temperatura accurata. Vediamo come fa. Il riscaldamento elettrico consiste in praticamente dei riscaldatori controllati da un'unità di controllo che prende l'energia dalla rete. Questi riscaldatori riscaldano, creano calore, la temperatura viene utilizzata come feedback per la regolazione di questo controllore. Tipicamente il PID è localizzato in un PLC, ma nel nostro prodotto lo possiamo realizzare anche internamente. Le modalità di controllo sono di tipo standard all'interno del prodotto. Per resistenze tra caldo e freddo con rapporto elevato. Passiamo da un innesco del tiristore quando ha una fase a zero, onda piena, passa tutta quanta la tensione, semi onda ne passa metà, 180 gradi non passa tensione, quindi potenza. In questo caso il vantaggio di una elevata distorsione armonica. Onda non viene sezionata, abbiamo un tempo di on fisso e varia ottimo fattore di potenza e nessuna distorsione armonica. Ultimo per le lampade infrarosso e ultravioletti sono i controlli a semi-onda positiva o negativa, che possono essere che variano il tempo di ciclo, e in questo caso
anche qui non abbiamo distorsione armonica. E con il D880, perché sono tre fasi completamente indipendenti. Vediamone alcune. Delta standard, cioè quindi stella triangolo con un carico equilibrato, abbiamo le applicazioni più industriali standard per controllo di fase e per treno d'onda. In questo caso, nella configurazione le tre singole fasi sono indipendenti con il neutro comune. Abbiamo una open delta configuration, quindi tensione concatenata direttamente su ogni singola fase, oppure se abbiamo le fasi insieme di tipo L1, sono tutte e tre collegate in parallelo sul neutro. Abbiamo la configurazione economica, molto utilizzata, con due soli canali, che risparmia il 30% del meno, ma in questo caso può essere utilizzato solo l'applicazione del treno d'onda. Abbiamo poi l'inserimento di un trasformatore che permette, tramite il rapporto di trasformazione, di avere un salto della differenza di potenziale, quindi di tensione, dal primario al secondario, e permette, con configurazioni tipo per esempio multitap, che andrò a spiegare subito dopo, un controllo di tensione al primario, di tensioni secondarie molto basse. Vediamone un'applicazione brevemente. Tramite appunto la configurazione multitap, che cosa abbiamo? Abbiamo il nostro DCT880, che non fa altro che dare il controllo della tensione sul passare su questi livelli di primario dall'uno all'altro. Qui abbiamo un rapporto di trasformazione, qui una tensione superiore, qui una tensione inferiore, e qui abbiamo il nostro cavo che scorre, corrente che lo riscalda. In questa modalità c'è una caratteristica importante, che è il basso ridotto fattore di potenza. Quando noi vediamo qui una singola fase, la potenza massima, fattore di potenza, quando è a pieno regime abbiamo quindi parzializzando si abbassa il fattore di potenza. Prendendo un'altra fase, abbiamo una fase in blu, l'altra quella in giallo. Se noi facciamo lavorare e l'altra si costruisce sopra, possiamo rimanere all'interno di quest'area, quindi sopra il fattore di potenza 0,8. Questo permette la lavorazione, per esempio di questo cavo, a una bassa tensione ed elevate eco. Un esempio della forma d'onda risultante. Diciamo che qui vedete esattamente quando si innescano i tre step, diciamo questo è già il terzo step che si sta innescando. Esattamente. Andiamo a parlare del prodotto. Il DCT880 praticamente prende la base del CS880, quindi chi sa già utilizzare la CS880 risulterà enormemente facilitato nella programmazione e parametrizzazione del prodotto, perché la parametrizzazione è armonizzata con le funzioni del CS880 e CS880. Lo stesso drive composer viene utilizzato anche per il CT880. Anche qui abbiamo l'unità di memoria removibile che permette un veloce ripristino dei parametri di firmware e di programmazione interna, possibilità di connessione universale, anche in questo caso abbiamo MOSBUS RTU incluso, il driving per la comunicazione tra i vari moduli, e infine la programmazione adattiva, che è stata semplificata con il drag and drop.
taglie del prodotto variano da T1 a T8. Da T1 a T5 arriviamo fino a 690 volt e 900. T8 passiamo da 1300 volt a 1300 ampere a 4200 ampere, sempre a singolo tiristore, non parallelando internamente nel drive. E con tensioni, quindi 800-990, un po' più all'interno del BGT 880. Due uscite analogiche, 6 ingressi digitali più uno di interlock, 3 relè di uscita, 2 digitali ingresso uscita, possibilità di collegamento di comunicazione tra i vari drive, opzionali aggiuntivi, questi 3, unità di memoria e unità del pannolino di controllo. Le opzioni di interfacciamento sono per tutti gli standard industriali. Possono essere anche due basti campo in contemporanea o come ridondanza. Le opzioni, il pannello di controllo, noi lo consigliamo vivamente. Poi possono essere anche utilizzati, inclusi dei fusibili interni, ci sono poi dopo vari altri accessori per l'unità a due canali, interfacciamento esterno, programma motore di potenza che andrò a spiegare successivamente e anche la possibilità di uno schermo protettivo. In questo caso, essendo la maggior parte dei clienti che utilizzano il CS880, quindi c'è necessità di un'induttanza, qui essendo un prodotto in alternato non serve un'induttanza. L'ottimizzatore di potenza. Quando vengono utilizzati allo stesso momento si viene a creare un picco di corrente. Che cosa fa questo software interno? Non fa altro che shiftare, non tutti, alcuni dei device, ritardandoli nel tempo la loro attivazione, facendo sì che questa piccola parte di potenza venga a spostarsi nel tempo in questa parte, e in questo modo viene raddrizzato il carico distribuito nel tempo, e questo permette al trasformatore di non andare in sovraccarico e invecchiare precocemente la componentistica. A questo punto io darei la parola, perché entriamo sempre di più nel dettaglio, al mio collega Augusto, perché vi può spiegare in modo più dettagliato l'interno del BGT 880. Prego Augusto. Allora, partiamo subito con il pannello di controllo, che come ha detto Mauro è CS880 e il DCS880. Ovviamente qui abbiamo un clock di tempo reale integrato per il log dei guasti, abbiamo un elenco dei guasti degli allarmi, possiamo fare dei faceplate come vedete sulla sinistra e sulla destra, li possiamo creare anche e questi trend potrebbero essere anche salvati tramite il salvataggio di chiamata, tramite una fotografia dello schermo, e quindi potrebbe essere anche inviata poi all'assistenza e così via. Qui abbiamo invece poi abbiamo le funzioni aiuto sul pannellino sempre, che ci aiutano per la messa in servizio. In questa slide invece vediamo la nostra memory unit, anche questa è sempre bene o male come su ACS880 e DCS880, il cuore, diciamo, del firmware del nostro sistema. Io dico sempre che senza questa memory unit è come avere un
computer senza aver montato Windows, quindi non funziona. All'interno di questa memory unit noi abbiamo sia il firmware che tutta la parametrizzazione del nostro sistema, ma abbiamo anche la configurazione, se lo facciamo, di un adaptive program, e anche il programma applicativo. Questo serve anche per avere, nel caso di guasto, perché se si dovesse guastare la parte di potenza, io sostituisco la parte di potenza, ma cambiando la chiavetta da un azionamento all'altro riparto praticamente a tempo zero, senza avere la necessità di caricare software o fare parametrizzazioni nuove. Introduciamo anche il programma applicativo, potrebbe essere richiesto tramite un codice che è l'S551. Cosa vuol dire? Che io posso avere un PLC all'interno del mio drive. Questo PLC è con una programmazione IEC61131. Per programmarlo abbiamo bisogno del Drive Automation Builder, che è un tool di programmazione, e abbiamo i diversi linguaggi, come si vede qua nella fotografia, per cui abbiamo il testuale, abbiamo il sequenziale, abbiamo il contatti. Questo è molto utile perché potremmo andare a sviluppare delle logiche che con i parametri standard del nostro drive non riusciamo a sviluppare. Invece questo è il programma adattativo, che è sempre compreso in tutti gli azionamenti. Possiamo crearci delle logiche, ovviamente il suo limite è che ha solo 20 blocchi funzionali, per cui se il mio piccolo programma che voglio creare riesce ad entrare nei 20 blocchi è l'ideale, perché tutto sommato è un piccolo, diciamo, opzione free or charge che c'è già all'interno del nostro sistema. Questo è tutto di programmazione, come abbiamo detto si chiama Drive Composer Entry o Pro. Chi ha già utilizzato i nostri sistemi lo conosce già. Diciamo che la versione Entry è gratuita, per cui è facilmente scaricabile da internet, dal sito di ABB, con la tramite USB e il pannello di controllo. Posso andare a leggere tutti i parametri, posso salvarmi i parametri, posso modificarli, e ho anche la possibilità di avere un oscilloscopio con la... Invece la versione Pro ha tutte le funzioni dell'Entry, però ovviamente posso fare anche un confronto dei parametri, posso fare una visualizzazione dell'oscilloscopio molto più rapida, perché la posizione non è più 100 millisecondi ma è un millisecondo, e posso avere anche l'assistenza all'avviamento, che vedremo dopo. In più, con il Drive Composer Pro posso collegarmi contemporaneamente a più azionamenti. Ecco, questo è l'assistenza all'avviamento. Praticamente è un assistente guidato tramite tool di programmazione Drive Composer che aiuta a programmare il mio azionamento e a fare anche gli autotuning che servono. È il collegamento che posso avere con il Drive Composer Pro a più azionamenti. Abbiamo due tipologie di collegamento. Il primo tramite USB, che è quello a sinistra, che io mi collego a un pannello. Poi sarà il pannello tramite un cavo, tramite un panel bus, che entra e esce dai vari azionamenti. Io con questo sistema posso vedere posso anche fare una registrazione delle varie variabili dei vari azionamenti. È tramite una porta Ethernet, per cui devo montare che di solito è la FINA 21 Ethernet, e collegarmi direttamente con il mio PC.
Questo collegamento in Ethernet potrebbe essere anche condiviso con una comunicazione di un PLC esistente. Ecco, questo diciamo che invece è un disegno schematizzato dell'interno del mio funzionamento. Cioè noi abbiamo praticamente la possibilità di andare a comunicare con il mio azionamento o tramite Filbus o tramite delle analogiche dove io gli posso dare dei riferimenti. Se noi in questo caso è come se avessimo un 3 leg, per cui io questi 3 leg potrei avere collegato 3 resistenze monofasiche collegate a tastella o a triangolo. Se avessi le 3 resistenze separate, io potrei avere i 3 riferimenti delle 3 resistenze. Tramite degli ohm di estensione potrei avere anche 3 valori attuali che posso andare a leggere dalle mie resistenze, per cui ad esempio temperature, e da questo posso fare il bit. Posso andare a regolare le mie resistenze in 3 diversi modi, in tensione, in corrente e in potenza. E ovviamente questo qua poi è diciamo il cuore del sistema, per cui il controllo dell'alfa e che serve per andare a accendere i limiti di disco, per andare a fare il riscaldamento. La nostra presentazione è finita, per cui se avete delle domande siamo lieti di rispondervi adesso qua nella chat. Allora, può andare per dire dall'alimentare, per cui il riscaldamento, possiamo andare sui forni per quanto riguarda vetrerie, o anche addirittura forni per quanto riguarda la metallurgia, mi viene in mente magari linee di trattamento, dove io devo andare a fare un riscaldamento del mio materiale. Questi sono i campi più semplici, però da come abbiamo visto, magari se vai alla prima slide, arrivo. È un po' più lento. Diciamo che no, possiamo anche utilizzarlo per dire degli estrusori nel mondo della plastica per quanto riguarda fare una regolazione di temperatura, perché ovviamente può fungere da regolatore di temperatura. Di solito si usano, in questo caso se dovessimo avere potenze più elevate potremmo usare quello. Potremmo usarlo, per esempio, io l'ho usato magari su le lampade infrarosso che andavano ad asciugare, diciamo, la stampa sul tessuto o sulla carta. Per cui questi sono mondi totalmente nuovi, o addirittura nelle cartiere a fine. Noi abbiamo il riscaldamento per scaldare, diciamo, la carta che esce per poi avvolgerla sull'aspo. Potremmo usare delle lampade a infrarossi e scaldarle, utilizzare questo sistema. Poi ci sono anche altri sistemi molto più, diciamo, importanti, come dicevo prima, nel metal,
possono essere sia all'ingresso dell'ammiatoio o a metà dell'ammiatoio per fare un trattamento di galvanizzazione e così via, invece di usare il GAN. Da utilizzare questo sistema per avere anche un risparmio. Come abbiamo detto prima, se abbiamo ovviamente l'azionamento, avendo un bus di campo, può essere messo in comunicazione, può essere comandato da un PLC, può essere utilizzato anche, fatto vedere, non so, su un supervisore esterno, tutte le caratteristiche del mio riscaldamento, per cui le temperature, il tempo di temperatura, in quanto ci arriva e così via. E possiamo anche avere un collegamento che è chiamato D2D tra i vari azionamenti. Questo sistema scaldo per avere omogeneità nelle zone all'interno del mio forno, perché magari in un forno abbiamo più zone che devono essere a temperature diverse per non dare shock al materiale. Se avete qualche altra domanda. Niente, tutto chiaro. Allora, possiamo anche dire che insomma, magari ne parli tu, che può essere fornire moduli o magari anche fornire il quadro direttamente costruito in Bologna. Sì, certamente. Il DCT 880 può essere fornito in moduli, oppure la fabbrica realizza anche quadri. In questo caso, ecco, una vista della fabbrica in Germania, nella unità, la parte destra, la parte del management, la palazzina della parte tecnica, mentre qui è la parte della realizzazione dei moduli. Una volta, adesso sono spostato in Polonia, ma c'è ancora una parte di fabbrica che realizza quadri, soprattutto quadri specifici dove c'è bisogno di ingegneria e quindi è necessario che siano vicini alla parte della sezione del product management. La fabbrica può realizzare anche pannelli, cioè quando un cliente vuole mantenere tutta la parte di potenza e cambiare solo la parte di elettronica con quella dei sistemi ausiliari, si può realizzare anche un sistema parziale di revamping. Tutto in funzione di quella che è la necessità del cliente e anche il tempo di downtime, perché ovviamente l'ingegneria precede per quanto